Italia Football Club, il gusto di piacere. Stare insieme per condividere momenti genuini e veri, come assistere a una partita o sedersi a tavola. Una squadra che, se non è la più amata, è di sicuro la più gradita. La squadra di calcio di Matera nasce nel 1933. E il migliore piazzamento della storia è il 20° posto nell'unico campionato di Serie B disputato, stagione 1979-80. Campioni. Sono nativo di Acquaviva delle Fonti e Acquaviva Matera è una 30 km ed è stato un anno bellissimo, a prescindere a giocare in una bella città come Matera, e per la prima volta Matera in Serie B è stato per me un onore. Primo anno in Serie B per il Matera e siamo retrocessi. Dopo aver fatto un girone d'andata eravamo metà sopra, abbiamo avuto diversi infortuni e le cose non sono andate bene. Quell'anno lì sono ingrassato un pochettino perché Matera, Pugliese, la tavola è... c'è una simbiosi, perché si mangiavano le stesse cose, tutta roba genuina. Quando mangiavi gli orecchietti con le cime di rape, poi a Matera te le portavano in una ciotola di terracotta, era uno spettacolo. Un saluto a tutti, Italia Football Club. I protagonisti del Made in Italy, le voci dello sport e dell'enogastronomia. Menù tipico materano dei prodotti nostri lucani, e parliamo di legumi maggiormente, parliamo del pane, e parliamo degli ortaggi e parliamo della cialda, la cialedda, che è un piatto estivo fatto sempre da pane, raffermo e con verdure di stagione, caroselli, pomodori, sedano e queste cose qua. Le fave, il purè di fave con le cicorielle. La cicoria è un piatto tipico anche pugliese, come gli orecchietti, perché noi siamo ai confini, quindi abbiamo parecchi prodotti quasi simili. Italia Football Club, si scende in campo!